Vi accompagniamo in una visita virtuale attraverso le sale del Museo Giuliano Gelli di San Casciano, raccontando la storia delle nostre collezioni di arte e archeologia. Dove e quando sono stati ritrovati i reperti? Di quale epoca ci parlano? Chi sono gli autori delle opere esposte? Quali le loro vicende storiche? Il loro contesto di provenienza? Cosa raffigurano? Ogni dipinto, scultura, frammento porta con sé infinite chiavi di lettura. Il museo presenta i suoi pezzi più interessanti attraverso uno sguardo approfondito e curioso, informazioni essenziali e aneddoti. Il Museo Giuliano Gelli di San Casciano Val di Pesa nasce nel 1989 come raccolta di arte sacra per accogliere le opere d'arte provenienti dalle chiese del territorio comunale, molte delle quali ormai chiuse al culto. Si tratta di pitture, sculture, oggetti liturgici, parati, compresi fra il XII e il XVIII secolo. Fu scelta come sede la chiesa di Santa Maria del Gesù, comunemente detta del Suffragio, perché sede, fin dal 1815, di questa antica compagnia laicale, tuttora esistente. Questo edificio sacro fu fondato nella prima metà del Seicento in luogo di un ospizio quattrocentesco di frati francescani da Francesco Paol Santi Lucardesi, illustre sancascianese, fiduciario della corte dei Medici, che vi insediò una comunità di suore benedettine. Nel 2008 il museo fu accresciuto con l'aggiunta di locali più ampi e la creazione di una sezione archeologica che raccoglie i principali reperti rinvenuti presso i siti etruschi e romani del territorio sancascianese, in particolare quelli della tomba dell'Arciere a Bibbione, del Ponte Rotto, di Poggio alla Croce, del Calzaiolo. C'era inoltre una sezione dedicata alle abitazioni primitive, recentemente sostituita con una raccolta di arte contemporanea nata dalle mostre realizzate negli anni all'interno del museo, che adesso vengono ospitate nella nuova sala dedicata nel sottotetto. Il Museo Gelli fa parte del sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, di cui San Casciano è comune capofila, e ha ricevuto nel 2018 il riconoscimento di museo di rilevanza regionale da parte della Regione Toscana.